Amici, buongiorno. Il nostro appuntamento per una nuova polvere delle bacchiere per l'aria ipermetallico. Oggi parliamo della BP106. BP106 è la nuova polvere da carabina più vivace della serie delle 4 che abbiamo preparato per voi. È una polvere di vivacità, diciamo, abbastanza spinta, che si presenta sotto forma di dischetti piccolini, leggermente appiattiti. È uno sferico laminata, quindi. È una polvere particolarmente adatta per i calibri 222, 223, 3030, 308, quindi ricopre quella fascia di calibri che solitamente viene diciamo, utilizzata con polveri appunto molto vivaci. È una polvere che abbiamo messo a punto con una certa puntigliosità. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati nel 222-223 e stiamo provandola intensivamente in questi giorni nel calibro 308 Winchester, dove riteniamo di avere comunque delle grandi chance per avere delle buone prestazioni. Abbiamo proprio preparato la cartuccia 308 Winchester oggi per farvi vedere, come al solito, la sequenza di ricarica, la sequenza per portare un vostro sparato alla cartuccia finita. Allora, intanto vi facciamo vedere la nuova polvere. Come potete vedere è una polvere estremamente fluida, scorre perfettamente, si presta ad adattarsi perfettamente a tutti i contenitori in cui viene versata, quindi anche all'interno dei dosatori volumetrici darà una costanza molto notevole. Di solito non si fa in carabina, diciamo che in questo caso, facendo qualche prova col dosatore volumetrico, possiamo controllare di avere delle pesate molto costanti. Se abbiamo delle pesate costanti con uno scarto di pochi decimi di grano, possiamo praticamente utilizzare quello oppure aggiustare semplicemente le dosi con il trickler direttamente sul piattino della bilancia. È un vantaggio notevole comunque questo della grande scorrevolezza della polvere. Iniziamo le nostre operazioni di ricarica con la ricalibratura del bossolo. È un'operazione molto importante in carabina, la ricalibratura del bossolo si effettua tramite un dice resizer che riconosciamo immediatamente per lo spillo che espelle l'innesco. Questo dice va regolato con una certa puntigliosità e una certa precisione, perché dalla sua regolazione dipende la perfetta qualità tra palla e bossolo. Questo è un particolare molto importante soprattutto per chi gareggia e spara di precisione in carabina. Quindi avvitiamo il nostro dice alla sommità della pressa, e fin qui è quello che tutti sanno fare. Alziamo lo shell holder che abbiamo già collegato alla sommità del pistone, avvitiamo il nostro dice resizer fino a contatto dello shell holder. Molti si fermano a questo punto, non è sufficiente. Noi a questo punto abbassiamo lo shell holder e avvitiamo il dice ancora di mezzo giro. Rifacciamo salire lo shell holder, che a questo punto necessariamente tocca la parte inferiore del dice, e mentre abbiamo il dice bloccato per questa pressione, vedete che il dice è perfettamente bloccato nella sua sede, i giochi che ci sono nella filettatura sono annullati in questo modo, ma soprattutto, essendo piano paralleli lo shell holder alla base del dice, il dice è perfettamente ortogonale, perfettamente dritto. Noi lo blocchiamo esattamente in questo modo e avremo la certezza matematica di avere dei bossoli ricalibrati ortogonalmente. Questo, ripeto, è fondamentale. Il bossolo è il solito, 308, diamo una toccatura piccola di lubrificante nella sua zona, diciamo dalla metà al fondo, perché è la parte che fa più attrito. Con uno scovolo di crine possiamo dare una lubrificata anche all'interno del colletto, è molto importante, eliminiamo dell'attrito durante la fase di ricalibratura con l'oliva di espansione. Lo collochiamo nel nostro shell holder e saliamo con dolcezza fino a fine corsa, per essere certi di averlo ricalibrato completamente. La regolazione che abbiamo fatto del dice ci garantisce che in questo modo abbiamo ricalibrato perfettamente il nostro bossolo. Un altro, sempre un pochino di lubrificante che mi è rimasto sulle dita nella parte inferiore, che è quella che fa il maggior attrito. Andiamo a fine corsa con dolcezza, ma con decisione, dobbiamo essere certi di arrivare a fine corsa, e lo togliamo, e in questo modo li passiamo praticamente tutti. L'innesco durante questa operazione viene espulso e cade nel catcher della pressa per poi essere eliminato e raccolto alla fine. Questo è l'innesco spento che abbiamo buttato fuori. A questo punto, con un cavo da 10 mm elettrico da cui abbiamo tolto una fascetta di 4-5 mm, puliamo perfettamente con il pennello di rame la sede dell'innesco, che verrà pulita e non graffiata, molto importante, e abbiamo i nostri bossoli perfettamente pronti. Il nostro bossolo, passando nel dice resizer, è stato ricalibrato perfettamente all'esterno,
quindi sono state riprese le deformazioni anelartiche che aveva il bossolo nella sua parte inferiore e soprattutto nel colletto, che viene riportato a una misura tale da trattenere saldamente la palla con una tensione radiale perfetta. È molto importante questa cosa. Come funziona un dice resizer? Nel caso della carabina con bossoli a bottiglia abbiamo una sovracalibratura dell'intero corpo, il colletto viene ricalibrato a un livello più stretto di quello necessario. L'oliva d'espansione, che è solidale con il perno di decapsulazione, in fase di estrazione ricalibra l'interno del collo e lo lascia esattamente alla quota che ci serve per trattenere in un modo solido e deciso la nostra palla. Questi bossoli li abbiamo passati in questo dice che abbiamo regolato, come vi abbiamo fatto vedere, e sono perfettamente ricalibrati. A questo punto dobbiamo inserire il nuovo innesco, quindi togliamo il nostro dice resizer dalla sommità della pressa, installiamo l'inseritore di inneschi della Lee, che è molto pratico ed è soprattutto molto sensibile, ci permette di sentire perfettamente quando l'innesco arriva al termine, al fondo della primer pocket, senza comprimerlo eccessivamente. Lo shellholder in questo caso va posizionato qui e al posto dello shellholder va messo il pistoncino innescatore. L'innescatore fatto salire sporge dallo shellholder, noi mettiamo un innesco all'interno del nostro inseritore, il bossolo lo facciamo scendere leggermente, il bossolo si infila nello shellholder e abbiamo una perfetta sensibilità di inserimento dell'innesco. Abbiamo il nostro innesco inserito perfettamente, è arrivato sul fondo, è a filo con il piano del fondello del bossolo e soprattutto siamo certi che non ha dei movimenti successivi in fase di percussione. Ne prepariamo immediatamente un altro. Ci sono anche innescatori automatici molto più pratici, noi preferiamo questo perché, ecco, ha una sensibilità veramente eccezionale e comunque permette di fare un lavoro abbastanza spedito anche procedendo uno alla volta. Abbiamo innescato perfettamente i nostri bossoli, a questo punto rimuoviamo l'innescatore, rimettiamo lo shellholder alla sommità del pistone e andiamo a mettere la polvere della nostra BP106 all'interno dei bossoli che abbiamo preparato. Il dosaggio con la palla da 150 grani che abbiamo scelto è un dosaggio intermedio che abbiamo scelto per questa cartuccia, è di 45 grani. Quindi con la nostra bilancia elettronica, tirata in grammi, abbiamo calcolato 2,91 grammi di polvere. Ecco la nostra polvere, con l'aiuto di un mestolino procediamo a pesare 2,91 grammi. Perfetto. Il nostro bossolo innescato. A questo punto preleviamo una palla dalla nostra scatola, questa è una Sierra 150 grani Bobtail Game King, una palla tipicamente da caccia che si può utilizzare anche per un tiro informale in poligono, e posizioniamo il nostro setter alla sommità della pressa. Il dice setter in contemporanea effettua due operazioni: inserisce la palla alla profondità che abbiamo predisposto e, se richiesto, effettua un crimpaggio della bocca del bossolo sulla palla. Per poter effettuare il crimpaggio è tassativo che sulla palla noi abbiamo un canelo, quindi un solco di crimpaggio sgrinato. Senza solco otterremo soltanto l'insaccamento della spalla. Quindi questa è una palla liscia, non possiamo fare crimpaggio, quindi ne teniamo conto durante la regolazione del dice. Noi, per regolare correttamente il dice, mettiamo un bossolo ricalibrato nello shellholder, lo alziamo, avvitiamo il nostro setter fino all'arresto. L'arresto è determinato, come sempre, dal contatto della bocca del bossolo col gradino di crimpaggio. Quindi noi in questo momento siamo a crimpaggio 0. Per essere sicuri di non crimpare assolutamente, svitiamo il nostro dice di mezzo giro
e lo blocchiamo in questa posizione. In questa posizione siamo certi di non effettuare nessun crimpaggio. Ora non ci resta che regolare l'inserimento della palla. Per fare un pochino prima, per essere più veloci in questa operazione, se si dispone di una cartuccia finta con palla inserita senza polvere e senza innesco, la si colloca nello shell holder, si manda su e si procede a regolare lo spingipalla direttamente da qui. L'abbiamo alzato in un modo eccessivo volutamente, lo abbassiamo fin tanto che non andiamo, ecco, si arresta a contatto della palla. Noi a questo punto faremo una cartuccia di lunghezza simile a questa. È un po' lunga perché questa è una cartuccia da tiro. Dopo andremo ad accorciarlo un pochino. Questa è il nostro bossolo con dentro già la polvere e l'innesco. Lo posizioniamo. Inseriamo la palla imboccandola nel colletto. E dolcemente la facciamo entrare. Sarà lunga sicuramente. La cartuccia deve essere all'incirca sui 70 mm, 70 mm e mezzo con la palla da caccia. Questa è ancora molto lunga, quindi andiamo ad abbassarlo ancora. Infatti sentiamo lavorare lo spingipalla. È quasi perfetta. La abbassiamo ancora un po' per ottenere circa i 70 mm. Ok. Questa è la cartuccia 308. Perfettamente ricaricata con la nostra BP106, con una dose medio-alta, una palla da caccia da 150 grani. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, probabilmente, non c'era altro da fare che prendere la carabina, andare in poligono e verificare che il nostro lavoro sia stato fatto in un modo preciso. Abbiamo tutte le speranze di aver fatto un buon lavoro e che la polvere dia degli ottimi risultati. Lo vedremo insieme presto. Arrivederci a tutti, ragazzi.